Bentrovati a questo nuovo appuntamento con gli approfondimenti dell'informazione raccontata a cura di SICREPRESS. In studio Andrea Giuffrida, Remax City Home. Buonasera, Salve bentrovato. Umberto. E bentrovato a Matteo Celeste, anche lui, Grazie, Remax City buongiorno. Home. Buongiorno. Abbiamo invitato Andrea Giuffrida e Matteo Celeste per parlare di Dubai Life, ma loro non sono appunto degli agenti di No. viaggio, chiaramente, perché parliamo di Dubai, ma di investimenti, perché ci sono tante leggende metropolitane, tanti miti da sfatare a proposito degli investimenti immobiliari proprio a Dubai. Diciamo, come è stato definito il nuovo mondo, dove c'è Assolutamente. tanta grande e importante espansione. Allora, Matteo Celeste, qual è il progetto? Diamo qualche informazione di questo Dubai Life. Allora, il progetto parte da una passione personale, no? Quindi nel periodo, diciamo, di Covid, non avendo niente da fare, diciamo, mi sono avvicinato un pochettino a questo mercato. Internet è piena, diciamo, di video, no? Tutta questa città che è in continua evoluzione. E da questo è nata un pochettino la passione personale di andare a scoprire questo mercato diverso rispetto a quello nostro. È un mercato che effettivamente è in continua evoluzione, sta crescendo bene. C'è stato un 2022 veramente meraviglioso, con una proiezione 2023 veramente importanti. Diciamo, ho pensato, perché non dare questa opportunità a quello che è il mio territorio? Perché non portare questa tipologia di investimento su imprenditori che hanno magari la mentalità, ormai siamo in un mondo globalizzato, no? E il futuro ci dà sempre più ragione il fatto che ormai il mondo è paese, quindi tutto siamo collegati. Quindi ho detto, abbiamo dei voli diretti da Catania, siamo a 6 ore di aereo, è un posto dove c'è sempre l'estate, fantastico, una città dove è sicura. Ho detto, perché no? Perché non proporlo a investitori della mia regione? E quindi, diciamo, è partito da qua il progetto. È un progetto che è più di un anno che portiamo avanti, e sta crescendo, stiamo avendo delle buone, diciamo, risposte da parte degli investitori, e quindi, diciamo, è una cosa a cui stiamo credendo sempre di più. Ecco, Dubai Life dunque è un progetto immobiliare importante e chiedo ad Andrea Giuffrida, sabato 21 gennaio a Catania, al Romano Palace, ci sarà l'agente immobiliare che si occupa di questo progetto, Sergio Alberti, che insomma incontrerà chi magari è curioso, chi probabilmente ha già fatto qualche passo Chi vuole avere verso questa magari direzione. delle rassicurazioni Ecco, ci stavo per su. arrivare. Ecco, le rassicurazioni. Oggi voi siete in grado di poter dare delle rassicurazioni ad Umberto Tochini che vuole investire a Dubai nell'immobiliare? Allora, la prima rassicurazione che io mi sento di dare è che chi ci conosce a Catania e sa come lavoriamo, sa che noi ci muoviamo solamente in una direzione. Difatti, come è stato per Matteo non si è avventurato così alla cieca a Dubai, ha cercato, è andato lì di persona la prima volta per andare a cercare un referente che fosse affidabile e competente. Abbiamo trovato questo referente perché da noi l'abbiamo conosciuto in una seconda battuta, è stato poi invitato già qui a Catania, ha incontrato parecchie persone, in Sergio Alberti. Noi diciamo per politica aziendale non ci muoviamo se non abbiamo la certezza di essere affiancati da professionisti di livello. Quindi preferiamo non fare un progetto che farlo per dare risultati scadenti. Quindi, conoscendo Sergio, Matteo è andato a conoscere le strutture di Sergio a Dubai, quindi ha toccato con mano come si Quindi voi muove. siete i garanti. Noi siamo i garanti, assieme a lui, di poter fare un percorso di acquisto per chi vuole investire a Dubai, dove non c'è nulla di inventato, non c'è nulla di lasciato al caso. Vai lì, acquisti e torna a Catania con la casa comprata. Ecco, tra poco parliamo anche dei prezzi, no? Capire se il mercato è simile a quello italiano o a quello siciliano, anche se insomma i parametri probabilmente sono diversi. Però prima vediamo, chiedo alla regia, alla scrittura di regia, Lucy Gulotta, di farci vedere questo contributo a proposito di Dubai, l'espansione degli ultimi 20 anni, come è avvenuta in questo significativo filmato. Dunque, vediamolo insieme e poi rientriamo in studio per i commenti.
Chiaramente tutto vero quello che abbiamo visto, non è un cartone animato, non è una ricostruzione in 7D, ma è la realtà di oggi a Dubai. Infatti il progetto si chiama Dubai Life. Ecco, non è complicato affatto poter investire. I prezzi sono dei prezzi accessibili oppure bisogna partire da una cifra? Insomma, come ci si regola di fronte a colui che vuole e ha intenzione di investire e non tenere i soldi in banca? Perché oggi tenere i soldi in banca è l'ultima cosa che si deve fare, assolutamente. Forse meglio sotto il materasso, diceva qualcuno. Allora, diciamo che Dubai è una metropoli mondiale ormai e quindi viene considerata come le più grandi città del mondo. L'hanno una proiezione di crescita da qua ai prossimi 5 anni, 10 anni, barra 10, di raddoppiare quello che è praticamente la popolazione. In questo momento sono 3 milioni e mezzo di abitanti, la loro proiezione da qua a 5 anni, raddoppiare da qua diciamo 10 anni, essere 10 milioni di abitanti. Diciamo, non è una cosa assolutamente impossibile, anche perché molte metropoli mondiali, 12 milioni, 10 milioni, 24 milioni, Shanghai 25 milioni, quindi diciamo non è una cosa impossibile. Il loro progetto cos'è? Quello di diventare l'ombelico del Medio Oriente, no? Quindi quello che mancava tra l'Unione, tra l'Europa e l'Asia, quindi quel punto importante. Poi è una zona tax free, quindi giustamente molto interessante dal punto di vista economico, no? E quindi diciamo molto vista da quello che diciamo che è una città del mondo, dove il mondo si affaccia a comprare. Ancora oggi ci sono prezzi, devo dire, come metropoli mondiale, che non sono esageratamente alti. Parliamo di 4.000-4.500 euro al metro quadrato nelle zone in espansione, nelle zone che tutte conosciamo, che sono quelle che visitiamo quando andiamo a Dubai, quindi Dubai Marina, Downtown, oggi ormai c'è Business Bay, che è un'altra zona di Dubai ormai evoluta, fino a pochi anni fa in evoluzione, e abbiamo diciamo dei prezzi più alti, 8.000-10.000 al metro quadrato, ma perché? Perché sono delle zone molto richieste sia come affitti sia come diciamo operazioni immobiliari da fare. Quindi in realtà conviene fare delle operazioni immobiliari dove la città sta continuando ad espandersi e quindi operazioni immobiliari in costruzione. Quindi, poi c'è una tipologia, passa diciamo un po' una spiegazione veloce alla tipologia di pagamento, e quindi nella dilazione della costruzione il costruttore ti fa dilazionare il prezzo e quindi automaticamente non hai neanche bisogno di mutuo, perché nella dilazione ti fai una cadenza praticamente nei pagamenti. Poi magari nello specifico giorno 21 entriamo un po' nel dettaglio. Giorno 21, che sarà importantissimo ascoltare Sergio Alberti al Romano Palace, dunque al Viale Kennedy a Catania, alla Playa, a partire dalle 15.30 con questo meeting informativo. Ecco, Andrea Giuffrida, il mercato dell'immobiliare è sempre comunque abbastanza complesso, no? In base alle zone, tipologie, eccetera, eccetera. Oggi ci sono poi i nuovi ritrovati, la nuova tecnologia, l'efficientamento termico e tutto il resto. E adesso non so se a Dubai è la stessa identica cosa. Però da Catania c'è questa possibilità, se hai la passione per gli investimenti, se hai acume e guardi oltre, non guardi il fiuto. È il fiuto. Da Catania c'è questa possibilità, grazie a voi, di avere un trampolino di lancio per poter fare degli investimenti mirati. Difatti aggiungo a quello che diceva Matteo sul discorso prezzi, perché noi siamo abituati a Catania, compro in una zona elite, magari spendo 2.000-2.500 euro metro quadro. Ovviamente bisogna considerare tutto il contesto che nasce, come nascono le nuove zone di espansione a Dubai, quindi la qualità di quello che c'è attorno, e questo ovviamente fa sì che il progetto di investimento mi venga nel tempo tutelato, perché nasce un quartiere nuovo con tutti i servizi. Non è a volte come qui, vediamo nascere una costruzione nuova in mezzo al nulla. Lì prima ci sono tutti i servizi, poi ti vado a fare la nuova costruzione. E la nuova costruzione stessa, ne parlavamo poco fa, all'interno di questi grattacieli che noi vediamo c'è tutto. Ci sono tutti i servizi correlati. Io voglio vivere dentro il grattacielo e non voglio allontanarmi per 2 settimane, ho tutto. La palestra, il ristorante, il supermercato, la farmacia, ho tutto. Persino il cinema. Persino il cinema. Ho tutti i servizi legati, quindi veramente diventa un investimento a lungo termine. A volte perché per noi è un po' più difficile da metabolizzare? Perché noi sconosciamo questo mondo e questa realtà. Noi siamo abituati a uno stereotipo di abitazione e di modo di vivere.
lì è il futuro oggi. Lì noi andiamo lì e vediamo il futuro. Cosa può... Non lo so se mai ci arriveremo qui, attenzione, però lì vediamo il futuro in diretta. Quindi se io voglio fare un salto nel futuro... Tengono molto la qualità di vita. Vado lì e capisco che quando pago le 4.000 euro al metro quadro, sì, dietro però c'è tutta una qualità di servizi a cui noi oggettivamente non siamo abituati. Ecco, a proposito di servizi, facciamo un esempio pratico e poi vediamo un altro contributo dalla regia, a proposito di investimenti Remax, insomma lì è tutto più facile anche dal punto di vista burocratico. Assolutamente. Sì. Ma è vero che o è una leggenda che non puoi circolare con l'auto sporca, sì, se hai un'auto sporca? Sì, ho fatto dei video su Instagram, sì, perché quando vado a Dubai, ora il lunedì riparto di nuovo. Quindi il 9 sarai a... Il 9 sarò a Dubai. A Dubai. E escono fuori, giustamente parlando con le persone, che poi andando conosci sempre persone nuove, escono fuori curiosità, dove in realtà se hai la macchina sporca non puoi, ti prendono la multa, quindi non, cioè, la non puoi circolare macchina, non puoi circolare, però ovviare a questo, per evitare che tu perda tempo ad andare a portare la macchina al lavaggio, c'è un servizio con un'app dove tu praticamente ti fai lavare la macchina o di notte o di giorno, perché è una città che vive 24 ore su 24, supermercati aperti, farmacie aperte, ristoranti aperti, non si ferma mai, non si, come New York, no, New York un po' come è una New città York, cioè, che non si ferma mai, la stessa cosa, parliamo, sono 3 milioni e mezzo di abitanti, quindi per andare da Dubai Marina a Downtown, che è dove c'è Burj Khalifa per capirci, sono 22 km e sei nella stessa città, quindi diciamo le dimensioni, le dimensioni sono parecchio, ecco, grandi. Ma ecco, quali potrebbero essere i timori, Andrea, di un investimento del genere? I timori è, diciamo che, detto da Sergio Alberti, che ha avuto molto più esperienza di noi in questo, gli italiani sono diffidenti, i per più natura, diffidenti in assoluto rispetto, quindi, alle altre popolazioni. E il paradosso qual è dell'italiano e di noi per primi, attenzione, perché noi tutto quello che è troppo facile, in tutto quello che è troppo facile ci vediamo qualcosa che non quadra. Ci vediamo perché subito siamo, l'inganno perché siamo abituati alla nostra burocrazia, ai nostri tempi biblici, quindi quando io arrivo lì, la mattina vedo la casa, il pomeriggio mi fissano l'appuntamento e col bancomat mi compro la casa, garantito oltretutto da una serie di cose che non mi fanno, non mi danno neanche la sensazione a quel punto, quando sono lì che qualcuno mi vuole truffare, perché sono più le garanzie a mio favore che non del costruttore, e allora forse comincio a credere che in un mondo migliore posso risolvere le cose in maniera più semplice. Ma ripeto, per noi diventa più difficile perché siamo abituati a una burocrazia estenuante. Non c'è il notaio. Non c'è il notaio. Non c'è il notaio. Quindi si fa tutto in maniera rapida. Contrattuale. E c'è la garanzia. In maniera contrattuale. E c'è anche la garanzia di non gettare soldi dalla finestra. Assolutamente, perché questo è importante. È stato creato da parte del, diciamo, dello Stato di Dubai dei conti dedicati, dove sono conti gestiti dallo Stato. Quindi tutti gli acconti che vengono versati da chi compra in costruzione vengono versati, il versamento viene fatto in questo conto dedicato dello Stato. Quando il costruttore finisce, il costruttore può prendersi i soldi e quindi consegna la casa da questo conto dedicato, che è un po', diciamo, anche un po' in Italia ci sono nella nuova costruzione, diciamo, delle pratiche delle che pratiche, vanno a snellire tutto l'iter. Sì, no? Sì, sì, c'è la postuma decennale, c'è... Sì. Che, però, siccome poi in Italia sappiamo che è fatta la legge, nasce l'inganno e quindi, diciamo, c'è sempre la paura di dove la di rimetterci fregatura, qualcosa. Là, esatto. Quando effettivamente dici queste cose, c'è sempre la mentalità di dire: ma sarà vero? No? Infatti, e effettivamente è vero. E per questo motivo, Matteo Celeste, il 9 gennaio sarà appunto. Io sono a Dubai, nuovamente accompagno due clienti e devo dire che sto vedendo che la tipologia di investitore che si proietta a Dubai è un investitore giovane. Bene. Quindi almeno 35enne, sì, quarantenne, sì. 35-45, questa filtri è la fascia, perché è più a proiettato meno filtri, a meno filtri, sì, è più proiettato all'investimento, è più curioso, è più, guarda, diciamo, il suo futuro, sì, anche. Bravissimo. E nella proiezione di questo, giustamente andando a vedere che noi ci dobbiamo mettere in un mercato dei prossimi acquirenti, quindi se io guardo mia figlia che ha 20 anni, che è internet, i social e per loro la normalità, tra 10 anni mi devo mettere in un mercato che va da qua a 10 anni, sicuramente ci saranno dei futuri clienti che avranno più aperta la mentalità nel fare questo tipo di investimento, assolutamente, nel sì, fare questo tipo di acquisto, prende, perché
stiamo diventando, come ripeto, sempre più globalizzati. E i cambiamenti sono sempre più rapidi e più veloci. Vediamo questo breve contributo dalla regia che riguarda appunto gli investimenti Remax nel caso specifico. Vediamo. Abbiamo visto anche Sergio Alberti, sì, in questo video che vedremo qui a Catania sabato 21 gennaio al Romano Palace a partire dalle 15:30 per questo meeting informativo per chi ha intenzione o vuole o ha già investito a Dubai, perché no? Assolutamente, qualsiasi domanda, chiarimento e approfondimento può essere fatta direttamente con Sergio Alberti, anzi si può fissare già un appuntamento, un sopralluogo. Ecco, siamo in una fase operativa. La nostra regia ci fa vedere in sovrimpressione la mail cityhome@remax.it, c'è anche un numero di telefono dove è possibile, Andrea, in questo caso chiedere informazioni e anche prenotare un posto, perché comunque poi, assolutamente, esatto, sì, per partecipare al meeting. Abbiamo diciamo 40 posti. Quindi già siamo in online sponsorizzata già da tempo e ci sono state già delle prenotazioni, quindi diciamo quello è sia le mail o il numero per poter chiamare, risponderà a una reception dove praticamente magari si avranno le maggiori informazioni, gli orari e tutto, quanto dura ed avere anche un invito per poter partecipare. A questo meeting informativo del 21 gennaio. Andrea, in chiusura volevi aggiungere sì, qualcosa? Sì, volevo aggiungere una cosa che per me, che sono un tipo pragmatico e alla San Tommaso, una delle cose che mi è stata più attrattiva guardando al futuro e guardando a Dubai è che tante delle aziende che gestiscono le menti più accese nel mercato mondiale stanno creando le loro sedi proprio in quella città. Quindi si stanno costruendo dei quartieri adatti a queste aziende e a queste persone che poi nelle loro decisioni magari riescono a migliorare la vita di tutti. Quindi se queste aziende credono in una città, in un mercato come Dubai, probabilmente, anzi sicuramente, il futuro è lì. Grazie, grazie Andrea Giuffrida. Matteo, se io dovessi investire i fatidici 200.000 euro... Sì. Perché mi dovresti convincere a investirli a Dubai e non in Italia o a Catania o da qualche altra parte? Diciamo che le tipologie sono due, no? Come Dubai, mi convinci? Come ti convinco? Ti convinco intanto ti porto a Dubai, quindi ti faccio vedere Dubai e ti convinci. Questo appena, sicuramente. Un po' di curiosità, okay. Devo dire, vedendo quei filmati, viene un po' di curiosità. Poi ci facciamo due conti, un'analisi di quello che sono costi e benefici e ti convinci poi ancora di più. Però la città con convince, i numeri. Con i numeri ti convinci, sì, certo. Ma la città ti convince. Io da un anno a questa parte sono andato 5 volte, quindi questa qua è la sesta volta che vado, ora il 9, perché giustamente voglio capire sempre di più il tessuto, il territorio e tutto, e poi mi interfaccio molto con Sergio, che è diciamo, il mio maestro per là. La vita. Lui vive là da 7 anni, perché ha creduto prima ancora di noi in questo progetto. Il nord si sa che è un po' più avanti rispetto a noi, diciamo che noi. Quindi. Ho portato dei colleghi e anche dei clienti, e tutti quando sono tornati, io ci voglio tornare, è fantastico, è bellissimo. Quindi ti convincerei venendo con me a Dubai. E allora, presto faremo questo viaggio a Dubai insieme. Io non gliel'ho detto, ma sto preparando il passaporto, però ancora non gliel'ho detto. Ecco, bene, okay. Grazie Andrea Giuffrida e Matteo Celeste. Ci sarà un collegamento. Sì, faremo un collegamento settimana prossima, così sì. Vi faccio vedere in diretta. Deviso, proprio nice. In diretta, live. Dove sono, grazie, grazie e buon lavoro. Grazie. 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 È tutto per questo approfondimento dell'informazione raccontata. Linea alla regia.